Presidente, come dimostrano le dichiarazioni degli esponenti di governi di numerosi stati, la straordinaria solerzia investigativa utilizzata nei confronti di Assange è palesemente orientata a punire lui e Wikileaks per aver raccontato al mondo alcuni segreti inconfessabili, come la preoccupazione del segretario di Stato americano Clinton, che ha chiesto alle ambasciate americane a Roma e a Mosca notizie circa eventuali investimenti personali di Berlusconi e Putin che possano condizionare le politiche estere o economiche dei rispettivi paesi. Berlusconi viene definito portavoce di Putin in Europa. Risulta evidente che è in atto una punizione e un accanimento senza precedenti nei confronti di un uomo e di un'organizzazione che ha avuto come unica colpa quella di svelare alla popolazione mondiale alcune zone d'ombra scomode per chi governa. Per questo abbiamo il dovere di tutelare la libertà di Wikileaks e garantire un giusto trattamento per Assange, che paghi per le sue colpe se accertate in un giusto processo. Chiedo pertanto alla Commissione la sua posizione sulla vicenda Wikileaks e chiedo inoltre come intende vigilare affinché questa storia non sia strumentale a un giro di vite sulla libertà di informazione e a porre paletti per Internet che si dimostra ancora una volta uno strumento di eccezionale potenza democratica e per questo va tutelato. Grazie. Grazie, come già ho detto prima, io non posso commentare su casi specifici o accuse in termini penali. Per quanto riguarda il signor Assange, c'è un'accusa avanzata dal sistema giudiziario svedese. Le autorità giuridiche britanniche non lo considerano e ambedue sono paesi che rispettano il diritto e quindi bisogna lasciare andare avanti le procedure giuridiche. Io non devo commentare questo e non lo faccio proprio perché rispetto la presunzione di innocenza e i diritti individuali di ogni singola persona, quindi non posso fare dei commenti in merito. Rispetto agli altri commenti da lei fatti, cose trapelate da Wikileaks, non spetta a me commentarli, ci sono commenti fatti rispetto ai diplomatici americani che hanno la loro responsabilità, non spetta a me fare dei commenti. Io posso semplicemente dire quella che è la nostra posizione, non quella americana. La nostra posizione europea è chiara su queste questioni e ora non dobbiamo esprimere commenti su fughe o di Wikileaks o di altro genere.